Amici di Mi Scappa un Bisogno, siamo tornati a Matia. I sassi bellissimi li vedete, ma siamo tornati qui perché è successo un fattaccio. Città più vivibile del sud, ve l'abbiamo raccontata, bellissima città, ma i sassi di Matia, patrimonio UNESCO, ve lo ricordiamo, sono stati imbrattati. È sicuramente una vergogna, c'è poco da dire da quel punto di vista. Chiunque vada a imbrattare dei quelli che poi sono diventati dei monumenti, diciamo, al pubblico, è una vergogna, ecco. Come si potrebbe limitare questo fenomeno? Dipende da che tipo di strumenti vogliamo mettere in atto. Magari non un fenomeno puramente di vigilanza, però... Quindi più controlli? Più controlli, sì, fino a un certo punto. Secondo me non sono i controlli, non è il carabiniere di turno che potrebbe limitare questa situazione. Bisognerebbe piuttosto educare alla civiltà rispetto, sì, alla cosa pubblica. Sì, magari anche concedere degli spazi adibiti a nuovi tipi di arti, ecco, figurative, diciamo, i vari writers di turno. Insomma, in giro per i sassi, se vi serve un gabinetto pubblico, c'è la scritta piscia qui, questo è il lato adibito al bagno, quindi se vi servisse lo trovate qui. Disegni o scene, scritte, le abbiamo viste, addirittura dediche d'amore. Abbiamo chiesto alle persone cosa ne pensassero, ci hanno detto che servono sì più controlli, ma anche più educazione. Noi, nell'attesa dell'installazione di nuove telecamere, vi lasciamo con l'occhio vigile della legge.